parliamo di Cervi, al fondo Sell'Italia alla Via del Sale, un evento che ha donato al nastro di partenza ben 3.700 appassionati di ciclismo, ma che dobbiamo completare per dare giusta soddisfazione anche agli organizzatori. Ma per fare questo, riprendiamo proprio le fasi finali di questa corsa che ha visto tanti partecipanti. Ma siamo di nuovo in corsa, i cinque atleti che comandano la gara: Luca Celli, Enrico Magazzini, Giuseppe Di Salvo, Alessandro Bertuola e Roberto Cunico sono in prossimità del traguardo. Manca una curva a destra, una a sinistra e poi lo spazio giusto necessario per la volata. Una volata tattica, vedete in ultima posizione Luca Celli, là davanti a fare l'andatura Enrico Magazzini, in seconda posizione Alessandro Bertuola, che aveva già vinto questa gara ma in un rettilineo d'arrivo molto più lungo di quello odierno. In testa scatta Enrico Magazzini, fa l'andatura, vedete, ma attenzione, i più veloci sono quelli alle sue spalle, vedete Bertuola scatta ma subito esce come una fucilata Giuseppe Di Salvo, che ora vediamo in fronte e va a vincere davanti al compagno di squadra Magazzini, poi Bertuola, Celli e Cunico. Grande vittoria di squadra oggi, una gara condotta nel migliore dei modi, una tattica veramente da gara professionistica. Sì, e questa gara ci puntavamo, ci tenevamo a vincerla e oggi siamo stati, credo, quasi perfetti, diciamo anche perfetti, perché nella prima parte della gara Gianluca Miranda ha fatto il passo nelle prime salite, poi Enrico è andato in fuga nelle ultime ascese e io da dietro mi sono fatto portare sino a quando poi ci siamo riuniti e nel finale abbiamo lavorato per cercare di portare la vittoria a casa. È andata bene, abbiamo collaborato, grande volata, ringrazio Enrico che mi ha dato una mano oggi e siamo contenti. Enrico, un secondo posto che comunque ti lascia soddisfatto col sorriso sulle labbra. Sì, meglio di così, primi e secondi. Io oggi puntavamo su Giuseppe perché io questa settimana mi sono allenato poco, già sulla prima salita ero in difficoltà, però con l'esperienza me la sono cavata abbastanza bene. Nel finale abbiamo deciso di fare la volata per Giuseppe, è andata bene così. Questa è la fondazione di cui abbiamo parlato, questo è il mio amico Ugo e questa è la mamma Rai. Matteo, lo spirito non manca nonostante le difficoltà ci siano state. Ho avuto un freddo boia, non mi aspettavo l'acqua, tiro che non andavo granché in salita, però mi sono rifatto un po' gli ultimi 40 km su quel mosso lì, piano mosso, lì sono andato abbastanza bene. Comunque senti, 4 ore e 31 o 4 ore e 30, 33 e mezzo di media, per cui va bene così. A posto, pronto per le prossime avventure? Pronto per farmi la doccia e Manier. Claudio Fantini, nonostante il tempo non sia uno dei migliori, anche oggi un grande successo. Ma sì, devo dire, quest'anno avendo deciso di spostare tutto l'evento qui al Fantini Club eravamo un po' dubbiosi, invece vedo la gente soddisfatta, sono andato adesso al Pasta Party che è un punto critico nostro e direi veramente tutti contenti. Poi anche stamattina aver visto 3.700 persone partire, così sono veramente contento. Adesso aspettiamo che tutti arrivino e siamo già oltre 1.000 pre-iscritti per il 2014. Perciò anche questo è un buon segnale che stiamo lavorando bene e il Fantini Club diventerà sempre più il punto centrale di questa manifestazione. Riccardo, grande manifestazione, non poteva che essere così dal momento che porta il nome di una grande azienda che pensa al ciclismo a 360 gradi. Sì, è andata molto bene, giornata all'insegna dello sport, della sicurezza, come ho anticipato ieri in conferenza stampa, le motostaffette Sell'Italia hanno fatto un ottimo lavoro, la polizia stradale anche, il percorso molto bello, molto ben presidiato. Abbiamo visto dei campioni
della stoffa di Matteo Marzotto, pedalare, un grande amico, Fausto Pinarello, ricordiamo Andrea Pinarello che non c'è più, ricordiamo Armando che per tanti anni ha seguito le manifestazioni sportive, Armando Zamprogna, che porteremo tutti nel cuore e che oggi ci ha dato una mano e ci avrebbe detto bravi, nel senso ci ha lasciato una grande eredità, un grande tesoro da custodire, da portare avanti, e noi con tutto il nostro impegno cercheremo di portarlo avanti il più a lungo possibile. E siamo giunti così al momento più importante dopo la gara della giornata, cioè quello della premiazione, un momento chiave per i corridori che sono giunti nelle prime posizioni, ma è anche un momento particolare per tutte le autorità che sono presenti qui sul palco allestito all'interno della Fantini Club. Parliamo del sindaco di Cervia, di Claudio Fantini, di Riccardo Bigolin e poi loro, i protagonisti di questa giornata di sport, con il vincitore Giuseppe Di Salvo particolarmente felice, in seconda posizione Enrico Magazzini ed in terza Alessandro Bertuola. Corridori questi che già conoscevamo in passato, Bertuola ha vinto anche la gara nel 2011 e questo è un bel gruppo di famiglia che da quest'anno comprende anche la Unipol Banca, vedete una dirigente di questa società che premia la vincitrice alla femminile, Ilaria Rinaldi. Ma siamo veramente alle ultime battute, a quelle finali, giusto il tempo di riprendere gli angeli della motostaffetta Selle Italia che salutano un Armando che è lì presente con loro a Cervia in quella manifestazione che è stata per certi versi una perla organizzativa che lui ora controlla dall'alto. MB Marcello Bergamo è un'azienda specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico per ciclismo. Come lavoriamo? La struttura organizzativa, snella e flessibile, risponde in modo diretto, completo e tempestivo alle richieste del mercato globale. MB Marcello Bergamo, un'azienda al vostro completo servizio con garanzia di un prodotto 100% made in Italy.